Benvenuti amici di Android Blog ad una sfida in famiglia, LG G2 contro LG G2 Mini, la sua versione compatta. La differenza di scheda tecnica è notevole, ma lo è anche il prezzo. Conviene spendere meno ed accontentarsi della versione mini, oppure fare un sacrificio in più per il G2 standard? Beh, dipende, andiamo a scoprire perché. Eccoci dunque con il top di gamma della casa coreana e con la sua versione mini. Andiamo a vedere subito qualitativamente le differenze dimensionali. Ecco, le metto vicino, sono abbastanza elevate in realtà, nonostante la diagonale del display non sia così diversa, potete vedere come siano diversi. Vi invito a vedere le rispettive recensioni, i rispettivi unboxing per tutte le caratteristiche che non stiamo a ripetere, se no verrebbe un video di ore. E vi faccio vedere come i display siano settati alla luminosità massima in entrambi i casi e vi parlo un po' delle differenze principali. Qua non abbiamo il LED di notifica, qua sì, qua non abbiamo il sensore di luminosità, qua sì. Il display è un Full HD su G2 standard, è un QHD sul il G2 mini, 4.7 pollici contro 5.2 pollici. La percentuale di display rispetto alle cornici è superiore su G2 standard. Posteriormente, lucido LG G2 con questo pattern è molto piacevole alla vista. Il G2 standard, opaco con finitura ruvida, questo G2 mini, molto più ergonomico e molto piacevole al tatto anche in questo caso. Questo, il G2 standard, è un pochettino più scivoloso. Tasti posteriori per entrambi, camera 13 megapixel contro 8 megapixel, 1.3 all'anteriore del G2 mini, 2 megapixel sul G2 standard. Cos'altro? Dimensioni, anche lo spessore ve lo porto vicino, forse leggermente più spesso il G2 mini, 3000 mAh di batteria, 2440 sul G2 mini. La durata è sì un po' superiore sul G2 standard, ma comunque molto buona anche sul G2 mini. Il peso, qui la differenza si sente, 121 grammi, non ricordo il peso del G2 standard, ma vi dico che comunque questo è davvero molto più leggero. Adesso andiamo a parlare un po' di parte telefonica. Qui la parte telefonica è migliore sul G2 mini, andiamo a sentire il 119 e ad alzare la voce. Benvenuto nei servizi clienti di... Volume abbastanza basso, ma comunque audio corposo e piacevole sul G2 mini. Andiamo a sentirlo sul G2 standard, che mi dirà che il numero non è corretto, ma tanto per sentire il risponditore, alziamolo io a voce il volume. Benvenuto nei servizi clienti film, ti ricordiamola. Ok, in realtà risposta uguale, buon per noi, praticamente ricerca rapida per entrambi come detto, vi dico che qualitativamente meglio G2 mini, come potenza sonora meglio G2 standard, dalla capsula auricolare invece vince il mini. Ora, il mio potrebbe avere qualche problema sulla capsula auricolare perché al volume massimo gracchia. E i volumi sono comunque alti per entrambi, qui invece nessun problema di qualità audio sul G2 mini. Andiamo a vedere la gestione SMS, che è la medesima, a parte l'icona. Qui ho cambiato tastiera, ma l'andiamo a prendere. Prendiamo quella di LG, come potete vedere pressoché identica. Vi dico, non vi sto a scrivere, comunque vi dico che sui campi di testo scrivono bene entrambi e la tastiera è veloce su entrambi. Qui la diagonale dello schermo maggiore fa sì che sia un po' più facile digitare. Torniamo indietro, andiamo a vedere il client mail. Anche qui io non so quanto farvelo vedere perché è praticamente identico, quindi direi un attimino di saltarlo. Qua lo troviamo qui, comunque è
lo vedete, ecco, perfetto. Tra l'altro qua mi chiede la verifica, quindi motivo in più per saltare la prova email, che è perfettamente identica a livello di funzionalità e di praticità. E abbiamo il pinch out e abbiamo comunque IMAP e HTML che funzionano molto bene. Non abbiamo le gesture di Android 4.4.2, nonostante tutti e due montino quella versione di Android. Potete vedere il wifi come sia più ballerino sul G2 mini e un po' più stabile sul G2 standard. Poi andremo a vedere la prova web, anzi andiamola a vedere subito la prova web. Proviamo ad aprire entrambi allo stesso modo. Qui il Corriere è già aperto, io vi faccio vedere invece come lo apriamo su questo G2. Apriamo il Corriere, richiediamo la modalità desktop e stiamo a vedere. Tra l'altro qua si deve ancora caricare, la vista desktop c'è qua, c'è già. Vedete come sia un po' più veloce, anzi abbastanza più veloce il G2 normale. E filtrando la priorità che il router dà alle due, ai due dispositivi, probabilmente è una combinazione sì della potenza del processore Snapdragon 800 contro Snapdragon 400, ma anche probabilmente come la ricezione wifi sia migliore, e quindi questo porta a una maggiore velocità di caricamento. Una volta caricato, poi lo scroll, il pinch e il pan sono abbastanza simili, in realtà vanno ottimamente sul G2, vanno bene su G2 mini. E intanto potete vedere la tonalità di bianco come sia un po' più sul ghiaccio sul G2, come sia un po' più sul giallognolo sul G2 standard. Adesso probabilmente ho cliccato qualcosa, è andato su Milano Corriere, ma comunque un'idea ce la siamo fatta. Non sto a farvi vedere, ma sì, sto a farvi vedere anche il nostro sito Android Blog per vedere le differenze. Ho cliccato pressoché in modo per Cage Mobile, comunque sito del nostro network che vi invito a visitare oltre ad Android Blog. Andiamo a vedere se lo rifà. No, beh, aveva salvato Cage Mobile, allora glielo andiamo a digitare. E intanto potete vedere anche la tastiera, la velocità di tastiera, qua si è riaperto, qui ce la stiamo facendo, G2 mini, vediamo un po', riproviamo, sì, forse ce la stiamo facendo. Qui si è già caricato, possiamo muoverci e fare tutto senza nessun problema. Intanto vi faccio vedere come il doppio tap rimpagini lo zoom. È arrivato anche G2 mini, però una volta caricato abbiamo comunque una buona esperienza di navigazione web. Passiamo ora alla parte multimediale. Come dicevo, sono 13 contro 8 i megapixel. Andiamo a vedere le differenze delle impostazioni tra i due software della fotocamera. Giriamo così i due telefoni. Qui le modalità su G2 mini, qui quelle su G2 standard, come potete vedere, sono molte di più. Qui le impostazioni, qui possiamo scattare a 13 megapixel in 4 terzi, mentre quelle dei video permettono di girare qui video a 60 frame per secondo sul G2 e a 30 frame per secondo, ma comunque sempre in full HD sul G2 mini. Potete vedere qui quello che stavo dicendo qua in alto, video che vengono bene per entrambi. Certo, la stabilizzatore ottica che è assente, lo stabilizzatore ottico che è assente sul mini, si fa sentire soprattutto nei video. Andiamo a vedere se troviamo la stessa foto su entrambi i dispositivi per fare un minimo di paragone. Qui dovrei avere la cartella di confronto, qua ovviamente ho sbagliato cartella. Andiamo a vedere comunque la stessa foto macro, ecco fatto. Potete vederla per entrambi come ovviamente sia più dettagliata su G2 standard, ma comunque si difenda bene anche sul mini. Andiamo in esterno, torniamo indietro, eccoci qua. Anche qui, se andiamo a zoomare, la differenza di megapixel si vede. Cerchiamo di beccare lo stesso albero, eccolo qua. E se andiamo a zoomare, la differenza di megapixel si vede, ma in realtà, scusate, sono uscito un pochettino dall'inquadratura, spero che abbiate visto tutto, ma in realtà non è male. Il flash è ottimo, è potente su G2, rumore video pressoché
assente, e qui rumore video un po' più marcato e flash un pochino meno potente. In locali chiusi con poca luce si difende anche qui ovviamente meglio G2 standard a livello di rumore video, ma ripeto, la qualità di G2 mini rimane ampiamente sufficiente. Dopo la parte camera, vi salterei un attimo il confronto sui nostri video di test, perché entrambi leggono tutto, compreso l'audio del nostro ostico DVD, che è in formato AC3, quindi ottimo lavoro multimediale su entrambi. Ma invece vi farei vedere il reparto gaming, per vedere un po' la differenza di caricamento tra i due e le differenze di prestazioni. Guardate, qui è un po' impietoso, sì, l'avevo scaricato, quindi un attimo di perplessità sul G2 standard, che ha portato a un ritardo anche nel caricamento, che in un primo momento era molto più veloce sul G2 standard. Guardate, alla fine sono arrivati pressoché uguale. Ok, mi fa piacere, ok, diamo un po' di cose qui. E Real Racing, andiamo ad abbassare il volume su il G2 standard e prendiamo il mini. Facciamo la nostra consueta prova. Purtroppo non mi sento di usarli insieme, specchietti disattivi, perché farei dei gran danni. Ed ecco la partenza. Ma sì, dai, non arriviamo alla prima curva, perché sennò allunghiamo ulteriormente il video. Vi dico che sul G2 mini a dettagli minimi gira davvero tutto molto molto bene. Andiamo su una gara normale, una coppa che ha tante macchine da gestire sul G2 standard. Aspettiamo il caricamento. Qui purtroppo non ho potuto far vedere lo stesso identico punto, perché su G2 mini sono già più avanti in campionato. Aspettiamo ancora il caricamento. Ripeto, la gara coppa è piuttosto pesante da caricare. Ok, vediamo un po' perché ci sta mettendo così tanto. Forse per quell'errore che dicevo prima dell'orario non sincronizzato, non lo so. Ok, vediamo un po'. Aspettiamo ancora. Il bello della diretta. Benissimo, ce l'abbiamo fatta. Alziamo il volume. Specchietti qui, dettagli al massimo. Adesso vediamo di schiantarci contro qualcuno. In realtà non ci siamo neanche così schiantati, però usciamo dal gioco in modo drastico e vi dico che entrambi girano bene. Certo, l'esperienza visiva su un 5 pollici e 2 e full HD è ben diversa rispetto a un display montato come quello del G2 mini. Differenze software: avete visto, ho sbloccato il G2 mini con il no code, che praticamente è una serie di tocchi che sappiamo solo noi, che permettono di sbloccare il display, cosa non ancora presente sul G2 standard, che si sblocca con l'ormai classico DLG doppio tap. E angolo ospite presente per entrambi, ma modalità desktop facile presente solo su G2 mini, potete vederlo qua, adesso non l'ho imposto, easy home, e modalità che non è presente sul G2 standard. Ve lo faccio vedere per correttezza. Come vedete, noi possiamo selezionare altri launcher, ma non quello semplificato di LG. E altre cose che non vi sono sul G2 standard è un'avanzata personalizzazione dei tasti a sfioramento anteriore. Vi faccio vedere la differenza qui. Possiamo sì stabilire delle combinazioni di tasti, ma non possiamo aggiungere o togliere, solo delle combinazioni. Qui possiamo aggiungere o togliere.
Per quanto riguarda il resto, più o meno siamo simili, abbiamo preinstallate quasi le stesse applicazioni. Ricordo che entrambi possono fare da telecomando grazie alla porta infrarossi, solo che l'applicazione Quick Remote non è completa su il G2 Mini, perché permette di comandare meno apparecchi. Questa è una limitazione hardware, così ci è stato detto da LG. Per il resto entrambi hanno la radio FM, entrambi hanno lo smart screen, lo smart standby che si regola con lo sguardo, che non manda in standby il display se noi lo stiamo guardando. Andiamo ora a passare alla riproduzione musicale. Apriamo di qua la musica su G2 Mini e apriamo la nostra canzone di test. Andiamo a prenderla anche sul G2 standard, che non ho la riproduzione musicale, ce l'ho qua. Paragonabile il volume, ma suono anche qui leggermente superiore sul G2 Mini. Probabilmente la cassa e lo spessore è un po' più ampio, fa in modo che l'altoparlante sia migliore. Quindi, quale scegliere tra i due? Beh, la discriminante, intanto non vi ho detto, scusate, torno un secondo indietro. Qui possiamo usare l'USB on the go, qui non lo possiamo usare, così giusto per differenze software. Dicevo, la discriminante è soprattutto il prezzo. In uscita era la metà, 600 euro circa per il G2, 300 euro per il G2 Mini. Adesso stiamo sui 370 per la versione da 16 giga per il G2 e sui 240 per il G2 Mini, quindi comunque ancora un'elevata differenza di prezzo. E quale scegliere? Intanto questo G2 Mini ha la cover removibile e la batteria removibile e la memoria espandibile, grande plus di G2 Mini. Andate a vedere nella recensione tutto quello che implica questa scelta. Cover non removibile e comunque versione disponibile anche da 32 GB sul G2 standard, quindi ognuno deve scegliere il proprio taglio di memoria su questo G2 standard. Quindi differenza di prezzo, dicevo che per chi vuole il massimo delle prestazioni è un ottimo display, che vado a riprendere se riesco, vi faccio vedere come anche l'angolo di visione sia simile sui due, ma avvicinando la differenza di definizione si vede decisamente tra i due, ecco qui. E mentre come gamma cromatica lo potete vedere dallo stesso sfondo, intanto vedete questo gesture che permette di vedere il display, lo potete vedere dallo stesso sfondo, è davvero molto simile. L'angolo di visione non è ampissimo su entrambi, stavo dicendo, siccome non ho parlato all'inizio di display ne parlo ora nelle conclusioni, perché comunque il display di G2 Mini è notevolmente sottotono rispetto a quello di G2 standard. Però guadagniamo in portabilità, assolutamente, guadagniamo in memoria espandibile, guadagniamo in prezzo. Per un telefono, sto parlando di G2 Mini, che funziona bene, non abbiamo problemi, non abbiamo blocchi e abbiamo tante funzioni smart, come avete visto, alcune sono anche superiori a quelle di G2, almeno fino al prossimo aggiornamento. Se invece volete avere il top della potenza, il top delle prestazioni in ogni ambito, allora conviene fare un piccolo sforzo in più per acquistare il G2 standard. Siamo sempre allo stesso discorso, dipende dalle vostre esigenze. Per adesso è tutto, io vi ringrazio per averci seguito, vi invito a mettere il mi piace se il video vi è piaciuto e a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Un saluto da Alessio Cinabro per androidblog.it.